grande collega del comune, in collaborazione con il Centro di Matematica e Fisica Teorica. Il programma che il comune ha iniziato a proposto è per ricordare gli 80 anni del Nobel a Fermi, ma con questa occasione ci sono tutte le conferenze di carattere scientifico divulgative. E noi come Centro di Matematica e Fisica Teorica abbiamo fatto una conferenza di Claudio Bocesi pure il discorso, poi il professor Gianolesino e poi Massimo Bianchi in collaborazione con una pittrice. Allora, lo speaker di oggi penso che sia dalle facce, sembra che siano con tutti, comunque Sergio Dobbiger, che è un grande esperto da una parte di algebra di matematica, da una parte di meccanica quantistica e fisica, ma la sua interdisciplinarità non si ferma qui, perché ha una grandissima cultura che anche umanistica, per esempio, ha scritto libri sulla pittura, ma anche su Dante, e credo che sia proprio una persona indicatissima per parlare un pubblico che non è strettamente scientifico, anche se qui penso che le basi scientifiche ce l'hanno tutte. Io sono particolarmente legato a Sergio perché sono stato suo studente, ma non calcolo mai quanti anni fa, perché è un po' grande. E Sergio ha avuto riconoscimenti notevolissimi, ne cito uno per tutti, premio Presidente della Repubblica. Quindi non mi resta che lasciare la parola a Sergio, ringraziarlo ancora per aver accettato di fare questa conferenza. Grazie Roberto, queste gentilissime parole. Allora, questa chiacchierata si articola in tre parti: una breve introduzione su che cosa ha a che fare quello che sto per dire con la filosofia della natura. Parte centrale sarà darvi un po' un'idea di come e perché è nata la meccanica quantistica. Si può sintetizzare dicendo che per capire il visibile bisognava studiare l'invisibile, cioè il mondo atomico e le sue leggi. E infine, se il tempo rimane, quello che dovrebbe essere la parte centrale, cioè perché quello che impariamo dalla meccanica quantistica e dell'approccio alla natura che essa ci insegna, segue una visione del mondo che ci deve coinvolgere globalmente e anche ci dà delle motivazioni su spiegare la direzione dove stiamo andando, che riassumerei in una breve formula: una difesa della cultura. Allora, anzitutto vi ricordo che per buona parte della storia della civiltà la fisica è un capitolo della filosofia. I filosofi facevano dei voli di fantasia per spiegare quello che vediamo, e alcuni di questi voli erano miracolosamente anticipatori. Basta pensare alla frase di Anassimandro, che il mondo è nato da vortici, tutto composto da vortici. Guardate una fotografia di astronomia, vedete queste galassie come vortici, vi vengono in mente le parole di Anassimandro. Ma più vicino a noi Giordano Bruno, che senza pur avere nessuna ragione osservativa, diceva: le stelle che vediamo sono soli come il nostro. Lui è differente, molto lontano, che è una intuizione meravigliosa. Ma questo esercizio di volo di fantasia ha cambiato radicalmente quando la storia dell'umanità è cambiata con l'avvento di Galilei. Galilei ha cambiato la storia dell'umanità, ha fatto nascere la scienza come le scienze della natura, come scienze sperimentali e matematiche, e questo è stato un cambiamento enorme che ha fondato in larga parte l'intera scienza moderna. Questo è un disegnino sull'esperimento più famoso di Galilei, sulla caduta dei gravi, che oggi si direbbe
sul principio di equivalenza, che è ancora una questione dibattuta nell'ambito della relatività generale moderna. Ebbene, questo cambiamento con la nascita appunto della scienza come osservazione, scienza matematica, ha incoraggiato fiducia nella ragione che ha trionfato nell'illuminismo, ma a questo è succeduto con la filosofia dell'Ottocento e anche con buona parte della filosofia della prima metà del secolo XX, un'idea che in realtà fosse la nostra ragione che crea un ordine nel disordine dei fenomeni sensibili. E questo metteva di nuovo l'uomo al centro del mondo in un modo, una distorsione antropocentrica, nonostante le famose parole di Freud, che ha detto che dopo che Darwin ha spostato l'uomo dal centro del mondo animale, Copernico ha spostato dal centro geometrico dell'universo, la psicanalisi ha dimostrato che l'uomo non è padrone neanche dentro la propria mente. Però si pensava che invece la ragione dell'uomo fosse il centro di tutto. E questa visione è stata infranta definitivamente con l'avvento della meccanica quantistica, perché ci ha fatto vedere come non è la nostra ragione che mette ordine al disordine del mondo dei fenomeni, ma è la natura che ci guida su delle strade che noi da soli non stentiamo a prendere o anche ci rifiutiamo di prendere. Infatti la meccanica quantistica nel primo trentennio del XX secolo ha faticato molto ad emergere, e questo emerge è stato dovuto al nostro scontrarsi continuo con paradossi altrimenti inspiegabili. E questo ha una ragione, perché quello che dovevamo capire era totalmente fuori dalla portata della nostra intuizione. La nostra intuizione è un'origine evoluzionistica, si è formata per risolvere alcuni problemi: il problema di trovare del cibo, trovare un partner e sfuggire ai pericoli. E in tutte queste cose capire la struttura degli atomi o capire il Big Bang non c'entrano. Quindi chiaramente noi eravamo preparati a capire queste cose. Ebbene, il fatto che la meccanica quantistica sia così estranea alla nostra intuizione è la ragione per cui sembra presentare ancora tanti misteri. Ma la conclusione che personalmente vorrei trarre da questa evoluzione storica è che non possiamo più evitare di riconoscere che le leggi di natura hanno un'esistenza oggettiva e siamo noi che le scopriamo, non le creiamo. Questo non vuol dire che noi scopriamo qualche cosa di esatto e di perfetto che poi non cambia più. Noi vediamo le leggi di natura come se guardassimo un quadro pieno di dettagli, con nuovi mondi in ogni dettaglio, ma con una vista sfocata come attualmente la mia. Poi ogni volta che avviene la scoperta di una nuova teoria più accurata è come se mettessero degli occhiali che ci fanno vedere tanti nuovi dettagli, ma non tutti. Quindi vediamo molto meglio, scopriamo dei mondi che prima ci erano sconosciuti, ma ancora non vediamo tutti. Poi scopriamo che ci sono ancora i dettagli oscuri, troviamo degli eventi ancora più precisi, vediamo ancora di più, e forse questo non avrà mai una fine, non possiamo saperlo. Quindi le leggi di natura esistono fuori di noi, noi abbiamo una conoscenza approssimata, ma questa conoscenza approssimata, che è un altro punto importante su cui insistere, è una conoscenza che non viene più abbandonata. C'è un modo di dire di Karl Popper che una teoria poter essere falsificata, ma falsificata quando la teoria è sbagliata. Ma quando la teoria viene riconosciuta e consolidata tramite esperienza e conoscenze estese, di fatto non è più abbandonata. La fisica classica è stata superata prima della fisica relativistica, ma è rimasta perfettamente valida nei suoi limiti di validità, e questi limiti noi ogni volta sappiamo meglio dove si collocano. Ma se vogliamo studiare il moto della Luna attorno alla Terra, il moto dei pianeti, il moto di un proiettile sparato da un cannone, eccetera,
La meccanica classica è perfetta. Gli errori che compiamo non conoscendo la meccanica caratteristica, nei domini che ho detto, sono assolutamente trascurabili. Quindi ogni teoria, una volta consolidata e affermata, rimane vera per sempre, anche se non è esatta, ma ha soltanto dei limiti di approssimazione. Quindi, diciamo, queste affermazioni della fisica sono delle affermazioni che si possono confrontare con un teorema di matematica. Un teorema di matematica è vero per sempre, cambierà magari la prospettiva in cui potrà essere generalizzato a livelli più profondi, alcune volte nemmeno, ma mentre la fisica non dà affermazioni esatte e definitive senza ombra di errore, ma approssimate, ma con un'approssimazione del tutto accettabile, per cui si può dire che l'equazione di Newton F uguale ma rimarrà, come diceva Foscolo, finché il sole risplenderà sulle sciagure umane, e come gli dei di Omero le leggi della natura sono sempre esistenti, aiene optes. E su questo, se ci sta tempo, puoi tornare alla fine. Questo naturalismo è quello che la meccanica quantistica ci insegna. Ma come è avvenuto questo cambiamento, passare dalla fisica classica alla meccanica quantistica? Ricordiamoci le famose parole di Galileo, che sono anche prese come exergo in questa serie di seminari. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Egli è scritto in lingua matematica. Ma questa lingua la conoscevamo? No, neanche ai tempi di Newton l'ha conosciuta. Newton e Leibniz hanno dovuto inventare il calcolo differenziale per poter spiegare e fondare la fisica classica. Ebbene, quando si è passati a studiare all'inizio appunto del XX secolo il mondo atomico e poi il mondo subatomico, si è accorto che le leggi della natura a quel livello erano scritte in linguaggio che nella fisica non era mai entrato prima. Entrava in certi oggetti matematici un po', diciamo, un po' strani, ma anche non tutti molto strani, ma mai ci si sarebbe aspettato che entrasse nella fisica. È il mondo della matematica in cui il prodotto di due oggetti può dipendere dall'ordine dei fattori. E Claudio ci ha spiegato come le rotazioni sono esempi di operazioni di questo tipo. Il prodotto di rotazioni dipende dall'ordine. Ma le rotazioni potete pensare anche descritte matematicamente come delle trasformazioni su uno spazio e il nostro spazio geometrico che si combinano l'una dopo l'altra. Questi in matematica si chiamano operatori lineari. Ebbene, questi operatori lineari a livelli non dello spazio fisico, ma di spazi astratti a infinite dimensioni molto complicate, sono diventati i protagonisti della meccanica quantistica. Ma in realtà questi spazi astratti si chiamano spazi di Hilbert, non mi sognerò di definire i figli di cosa sono, e dirvi soltanto che queste trasformazioni lineari sugli spazi di Hilbert che entrano nella meccanica quantistica, in realtà entrano in una veste ancora più astratta, oggi diremmo in una formula sintetica che gli osservabili sono gli elementi autoaggiunti, che vuol dire elementi reali, che hanno parte immaginaria nulla in un certo senso, di certi oggetti astratti che sono, si chiamano le C stella algebre. E gli stati dei sistemi si scrivono come funzionali su quest'algebra. Perché vi dico queste formule che non dicono molto a chi non conosce la matematica? Perché queste due affermazioni riassumono completamente i fondamenti della meccanica quantistica, l'interpretazione probabilistica. Tutto è contenuto qua dentro, con un'affermazione importante in più. Ma è la meccanica classica, vi direte, dove va a finire? Perché dobbiamo fare questa scelta e dimenticarci la meccanica classica? Non ci dimentichiamo affatto. Se l'algebra è commutativa, su cui l'algebra di cui parlavo, è tale che il prodotto di due elementi è indipendente dall'ordine, allora quello schema è lo schema della meccanica classica. Quindi questa formula, questa formulazione, racchiude sia la meccanica classica che la meccanica quantistica.
che si può anche dire la teoria dei campi, che è la meccanica quantistica dei sistemi con infiniti gradi di libertà, di cui uno si deve occupare se vuole studiare le reazioni che avvengono nell'acceleratore del CERN e così via, e che probabilmente governano anche l'esplosione iniziale che ha dato origine all'universo, ma lì ci serve molto altro da dire. Ebbene, vi parlerò di queste origini brevemente nella prossima sezione, e se c'è tempo vorrei poi trarre delle conclusioni che dovrebbero invece toccarci tutti, che questo fatto che le leggi della natura siano di fuori di noi e governino il nostro apprendere come funzionano le cose nel mondo, ha anche un'analogia importantissima per quanto riguarda la nostra vita personale, il nostro collocarci nel mondo. Ci porta a capovolgere la prospettiva cartesiana. Il punto di partenza non può essere il cogito ergo sum di Cartesio, ma le leggi della natura. E il cogito ergo sum dovrebbe essere il punto di arrivo. E questo ci porta anche a una visione del mondo e a una motivazione dell'etica e dell'estetica che ha come fondamento una cosa molto semplice: il primato della cultura. In questa stessa direzione, spero di avere tempo di dirvi due parole su questo, ci potrebbero domande fondamentali come: che cos'è la felicità e che cos'è la libertà? A prima vista uno sembra un'impressione, sono domande ovvie, e tutti sappiamo cosa vuol dire. Ma se ci pensate un attimo, vi accorgete che vi trovate come Sant'Agostino quando parla del tempo. Dice: io ho bisogno di sapere cos'è il tempo, finché qualcuno non mi chiede che cos'è il tempo. E allora è l'inizio di una famosa disquisizione, come ben sapete. Ebbene, le risposte secondo me derivano da quell'unico principio, il primato della cultura. E se la scienza ci riesce a convincere di questo, allora si può dire che la scienza può salvare il mondo. Ma anche questo sarebbe molto importante poterne discutere, non so se ci sarà tempo, ci si può chiedere: l'emozione estetica e l'emozione scientifica hanno radici comuni? Ebbene, la mia risposta viene sempre dalla stessa direzione. Quelle radici vanno cercate in qualcosa che si può chiamare l'aspirazione all'infinito, che è quello che ci fa ricercare le leggi della natura proprio perché sono sempre esistenti, quello che ci fa ricercare i teoremi della matematica perché sono affermazioni che non crollano più, che rimangono per sempre, come gli dei dell'antica Grecia sono sempre esistenti. E naturalmente, quando si parla di aspirazione all'infinito, tutti pensano a una connotazione anche religiosa, e c'è qualche cosa di profondo lì da dire. Secondo me le radici comuni tra emozione estetica, emozione artistica, sono in quello che io chiamerei il senso del sacro, che è qualche cosa che tutti noi abbiamo in un modo profondo, anche se non crediamo. Questo vorrei insistere: il senso del sacro non vuol dire sì, assolutamente. Uno può essere radicalmente ateo, come io mi dichiaro, ma avere un profondo senso del sacro. È una ragione che, secondo me, il senso del sacro è qualcosa che potrebbe avere delle radici biologiche che si riscontrano anche negli animali. Quindi ci può essere una ragione, e di questo, se c'è tempo, parlerò alla fine. Allora, passiamo al capitolo centrale. Come e perché è nata la meccanica quantistica? La meccanica classica ha avuto un grandissimo successo fino a metà dell'Ottocento, come pure la teoria classica dell'elettromagnetismo, e a quel punto sembrava che tutto fosse spiegabile, che si conoscesse la teoria del tutto. Se non che ci si accorge che esistono delle situazioni in cui queste teorie portano a dei paradossi. La prima cosa, terminologicamente chiamiamo sistemi quantistici dei sistemi per i quali questa definizione classica fallisce. E bisogna tenere presente che gli atomi, i sistemi subatomici, sono sistemi quantistici, come fra un po' vi illustrerò, ma esistono anche oggetti macroscopici che sono sistemi quantistici.
un superconduttore, come quegli enormi magneti che pesano tonnellate e tonnellate, che permettono all'acceleratore del CERN di funzionare, sono sistemi quantistici. Ma anche il calore specifico degli oggetti solidi si comporta in modo strano alle basse temperature, quindi non soltanto a temperature bassissime come quelli dei superconduttori del CERN, ma a temperature basse ma più ragionevoli, il calore specifico dei solidi si comporta in modo quantistico, non classico. Quindi anche oggetti estesi. Ma la sorpresa maggiore è che il più esteso oggetto che noi conosciamo è un sistema quantistico. Qual è il sistema più esteso che conosciamo? È la radiazione di fondo che occupa tutto l'universo. Perché è un sistema quantistico? Perché è un esempio di radiazione del corpo nero. La radiazione in equilibrio, l'azione elettromagnetica in equilibrio termico con la materia. Che cos'è un corpo nero? È una cavità da cui la radiazione non può uscire, ma si può generare all'interno, per esempio, con le riscaldate pareti e le mettete in contatto con un termostato a una temperatura costante. Allora succede che si stabilisce equilibrio termodinamico tra radiazione e materia. Allora, questo problema era importantissimo nell'Ottocento perché tutta l'industria è basata sulle caldaie, l'industria a vapore, va bene? E quindi era importante capire questo problema. E il problema del corpo nero ha portato molto presto a un paradosso. Innanzitutto c'erano delle leggi importantissime, prima di tutto la legge di Kirchhoff, scoperta nel 1860, che si è andata a studiare la radiazione del corpo nero. Cioè la radiazione che si instaura all'equilibrio temperatura assoluta T, e ne fate un'analisi nei contenuti di diverse frequenze, vedete che a densità di energia per unità di volume e per unità di intervallo di frequenza è indipendente da tutto, dipende solo da nu e da T, è una funzione universale. Non importa se la vostra cavità è fatta di carbone, è fatta di acciaio, è fatta di vetro, ha la forma cubica, forma di piramide, ha una forma casuale, è una caverna scavata nella roccia, non importa, se è una cavità che non perde la radiazione all'esterno, all'equilibrio, quella funzione si stabilisce lì, è sempre quella. Questo è il teorema di Kirchhoff. Ma allora, per la fisica c'è una sfida enorme, calcoliamo questa funzione benedetta. Come si può spiegare per dire come è fatta? E ci sono altre leggi importanti, la legge di Wien che diceva che deve esserci una frequenza a cui c'è il massimo di densità di energia e questa frequenza è proporzionale alla temperatura assoluta. Questo è anche molto importante. Questa, la curva continua, scusate, io posso anche indicare con questo affare forse, questa curva continua è la curva sperimentale. Come vedete c'è una bella campana, va bene? E c'è un picco che, come ho detto, per legge di Wien si trova una frequenza proporzionale alla temperatura assoluta. Per il momento dimenticate della curva tardeggiata che entrerà in scena per un attimo. Questa curva sperimentale bisognava in qualche modo spiegarla. Il paradosso del corpo nero questione del fatto che secondo la teoria classica l'equilibrio era impossibile. Cosa succedeva secondo la teoria classica? Che se cercate di far stabilire l'equilibrio mettendo le pareti in contatto con il termostato, la radiazione si è continuato a succhiare energia del termostato all'infinito senza fermarsi mai. Il che ovviamente era un assurdo. Ma prima di parlare di questo, voglio parlare di esempi pratici. Non soltanto le caldaie, ma anche una stella è un esempio di corpo nero. Perché? Perché la radiazione che ci tiene caldi, ci viene dal sole, che permette alla vita di esistere, è in realtà un dispendio di energia da parte del sole che è trascurabile rispetto a quello che avviene all'interno del sole. Se così non fosse, le stelle non durerebbero miliardi e miliardi di anni. Perché l'energia che si sprigiona all'interno è talmente immane che il fatto che si disperda una parte dello spazio è una perdita trascurabile, come se non esiste una caldaia e aprite un momentino uno sportellino per vedere il colore.
Questo vuol dire che anche il colore delle stelle vi dà il la posizione del picco, quindi la temperatura. E quindi le stelle azzurre sono più calde e sono stelle più giovani, e le stelle rosse o gialle con il nostro Sole sono più vecchie. E questo è un bel esempio, questa galassia che si trova nella costellazione dell'Orsa Maggiore, a una dozzina di milioni di anni luce da noi, quindi relativamente vicina. Vedete che le stelle più giovani sono nelle braccia esterne e l'interno sono le stelle più antiche e che si distingue dal colore. Tutto un esempio della radiazione Borboneo. Ebbene, torniamo alla radiazione di fondo, e questa radiazione anche ha una distribuzione che è esattamente la distribuzione di equilibrio. Se andate a guardare la distribuzione dell'energia per gli intervalli spettrali, e ha una temperatura che è una temperatura di appena un po' meno di 3 gradi sopra lo zero assoluto, cioè circa 270 gradi sopra lo zero della scala Celsius, che corrisponde appunto alla una radiazione in equilibrio termico. Ma quando si è stabilito l'equilibrio termico? Si è stabilito qualcosa come 300.000 anni dopo la nascita dell'universo. Perché questa cifra? Perché è il periodo dopo il quale l'interazione tra radiazione e materia ha cessato, i due sistemi sono disaccoppiati, la radiazione ha continuato a raffreddarsi perché l'universo si espandeva fino a raggiungere le temperature di equilibrio attuale. Quindi per 13 miliardi di anni circa l'universo si è espanso e ci ha lasciato questa traccia dell'esplosione iniziale. Guardarla con i radiotelescopi è come guardare il Big Bang, ma filtrato attraverso questo vetro corrugato che è l'interazione dei primi 300.000 anni. Ebbene, la curva che osserviamo nella radiazione di fondo ha anch'essa una coincidenza impressionante con la curva teorica prevista dalla meccanica quantistica. Questa è la curva prevista dalla meccanica quantistica, che coincide in maniera stupefacente con la curva sperimentale. Dico stupefacente perché è stata calcolata la prima volta da Planck esattamente nel 1900 con una specie di sotterfugio. Come è nato questo paradosso del corpo nero? In breve si può dire questo: poiché la funzione è universale, io posso propormi di calcolarla prendendo come modello di materia il modello più semplice della Terra. Quel modello più semplice della Terra? Una assemblea di una quantità enorme di oscillatori armonici. Che cos'è un oscillatore armonico? Sostanzialmente un pendolo. Un pendolo idealizzato ma perfetto. Quindi prendete una particella carica che può solo oscillare in una dimensione con oscillazione elastica, quello è un oscillatore armonico, quindi, essendo la particella carica, interagisce con la dimensione elettromagnetica. Prendete un'assemblea di un numero pari al numero di Avogadro di oscillatori armonici, mettete tutti insieme e mettete in una scatola le pareti a contatto con la vostra temperatura T, si stabilirà questo equilibrio in cui gli oscillatori stessi fanno da termostato, perché sono tanti, va bene? E potete calcolare l'energia della radiazione del corpo nero, imponendo che ognuno di questi oscillatori in media emetta tanta energia quanto ne assorbe. Perché ne assorbe? Per il campo elettrico della radiazione lo costringe a fare delle oscillazioni, quindi fa del lavoro, consuma energia. Perché ne emette? Perché una carica accelerata emette radiazione elettromagnetica. Questo segue la teoria di bilancio. Si fa il bilancio, si impone l'equilibrio e si calcola questa funzione U. E viene fuori questa funzione U, deve essere una costante che moltiplica il quadrato della frequenza, che moltiplica l'energia media dell'oscillatore. Disastro assoluto. Perché l'energia media dell'oscillatore, secondo la meccanica classica, è proporzionata alla temperatura assoluta. E quindi questa energia dovrebbe essere proporzionale al quadrato della frequenza. Ecco perché c'è questa curva qui. E questo è stato calcolato da due fisici, Lord Rayleigh e Jeans, va bene? E hanno trovato questa parabola, cioè l'energia proporzionale al quadrato della frequenza.
È chiaro che se guardate l'energia per tutte le frequenze possibili, bisogna fare un'operazione in matematica che si chiama integrazione, che in pratica deve calcolare l'area sottesa da questa curva. Nel caso della curva sperimentale e della curva di Planck, quest'area è finita e tutto torna. Ma nel caso di una parabola è chiaro che l'area sottesa, cioè lo spazio che c'è, l'area che c'è tra questa curva e l'asse della scissa, è infinito. E quindi succede il disastro. Ebbene, come per tornare al commento sulla radiazione di fondo, va bene? La radiazione di fondo in realtà ha delle piccolissime oscillazioni attorno alla temperatura assoluta. Faccio vedere questa foto che rappresenta contratto su questo ellissoide tutta la sfera che vediamo attorno a noi. Queste macchiette indicano dove la temperatura è leggermente più bassa o leggermente più alta dell'energia media della radiazione, ma si tratta di oscillazioni di frazioni di millesimo di grado, di frazioni piccolissime, centimillesimi di grado, quindi con ottima approssimazione la curva è quella. Ci sono queste piccole oscillazioni e a misura di queste oscillazioni, che è cominciato una ventina d'anni fa, in cui c'è un'importantissima parte di contributo italiano, vabbè, è estremamente importante perché ci insegna un sacco di cose. Intanto il fatto che la temperatura sia circa la stessa in tutte le direzioni pone un problema. Come ha fatto a stabilirsi l'equilibrio tra zone così lontane dell'universo? La spiegazione attuale è quella che si chiama la teoria dell'inflazione, ma ci sono anche altre spiegazioni, embrioni di spiegazioni, come i modelli dello spazio-tempo quantistico su cui il nostro gruppo lavora. Questo non ci sarà tempo di discuterlo. Quindi queste sono le osservazioni di cui parlavo, ma ci danno anche altre informazioni. Il fatto che l'estensione delle zone dove c'è un'oscillazione sia quello che vediamo, ci dice che la luce si è propagata fino a noi in linea retta, che se l'universo fosse curvo come una sfera, l'angolo apparente sarebbe maggiore di quello che si calcola. Se fosse curvo come una stella, l'angolo apparente sarebbe minore. Quindi l'universo è piatto. Negli anni Ottanta, se voi chiedevate a un cosmologo com'è l'universo, ovviamente l'universo è chiuso, è una sfera, si sta espandendo, poi rallenterà e collasserà. Oggi ci dico il contrario. L'universo è assolutamente piatto, si sta espandendo in modo accelerato. È quello che impariamo da queste osservazioni. E anche ci dicono l'età abbastanza accurata dell'universo. 13 miliardi e 810 milioni di anni. Ebbene, e inoltre ci dice infine una cosa che volevo citare qui, tutto quello che noi vediamo, energia, materia, radiazione, tutte le forme di energia o materia che secondo tutti gli altri sono la stessa cosa, non sono altro che il 5% dell'energia totale. E il resto che cos'è? Ebbene, circa il 27% della materia stranissima che interagisce soltanto con la gravità, ma non con la radiazione elettromagnetica, non con le altre forze, che si chiama la materia oscura, per suo Dio. E il resto, circa il 78%, è una cosa molto problematica, che si chiama energia oscura, che sarebbe la responsabile dell'espansione accelerata e connessa con una correzione che aveva introdotto Einstein nel suo tempo, che si chiama costante cosmologica, di questo non si può parlare. Ma quello che volevo nominare queste cose, perché è affascinante, che la materia oscura indirettamente si vede. Se guardate queste galassie, questo accumulo di galassie che si trovano a 2,3 miliardi di anni luce da noi, e si creano delle... Beh, qui non si vede molto, forse nella prossima si vede meglio. Ecco, queste sono ancora più lontane, sono a 4 miliardi e mezzo di anni luce da noi. E che cosa sono questi affarini? Queste sono galassie ancora più lontane che arrivano a noi con un'immagine deformata, come se guardassimo una lampadina attraverso una bottiglia di vino. Vedete l'immagine tutta deformata? Va bene? E perché è deformata? Perché c'è in mezzo una massa enorme
che funziona come lente gravitazionale, cioè devia i raggi della luce e manda a noi le immagini in forma deformata. Alcune di queste immagini sono copie dell'immagine della stessa galassia che viene riprodotta più volte per questo effetto di deformazione. Questa è una delle prove più fantastiche della relatività generale di Einstein, va bene? Ma al tempo stesso è anche una prova dell'esistenza della materia oscura, perché se voi calcolate la massa delle galassie che si vedono, non è assolutamente sufficiente a formare questo effetto. Si può calcolare la massa approssimativa necessaria a creare questo effetto ed è centinaia di volte la massa che si vede. E questa è una prova indiretta ma abbastanza patente dell'esistenza della materia oscura. Chiudiamo questa parentesi, forse è stata troppo lunga. Allora, vi ho detto che questo modello di oscillatore armonico unidimensionale ha permesso a Rayleigh Jeans di fare quel calcolo trovando quello risultato paradossale. Come se ne è usciti? Planck, esattamente l'anno 900, ha provato a fare un calcolo che poteva, che probabilmente anche lui stesso sembrava più un tentativo quasi scherzoso che una cosa seria. Ha detto, proviamo a supporre che l'oscillatore armonico, anziché avere un insieme di valori possibili di energia che è continuo, avesse solo a disposizione una serie discreta di valori che sono i multipli di una quantità fondamentale. Ha fatto il calcolo e sono di una forma diversa, perché l'energia media dell'oscillatore, se ha a disposizione solo questa serie discreta, diventa molto diversa. E ha trovato che il fatto che la formula dell'equilibrio dovesse essere una funzione, come prescrivevano le leggi che ho citato prima, della sola frequenza, in realtà una funzione del rapporto tra frequenza e temperatura moltiplicato la potenza della frequenza, imponeva che questa quantità minima fosse proporzionale alla frequenza. Quindi, supponendo che l'energia di un oscillatore di frequenza nu possa assumere solo questi valori discreti, H nu, dove H è una costante, che non può che essere una costante universale, perché entrerà nella funzione universale, l'energia del corpo nero. H nu, 2H nu, 3H nu e così via. Il risultato del calcolo, scusate che è praticamente l'unica formula che vi mostro, ma è una formula storica importantissima, dava questo risultato, la distribuzione di Planck, che pur essendo stata derivata in maniera così primitiva, è in accordo spettacolare con l'esperienza ed è la stessa formula che il meccanismo quantistica, la sua versione più compiuta e elaborata, ci fornisce. Quindi questa formula è giusta. E a quel punto tutti sono rimasti a bocca aperta e hanno detto, ma santo cielo, ma allora c'è qualcosa di importante dietro quello che ha fatto Planck, cioè questa irruzione del discreto nel mondo del continuo della meccanica classica deve avere qualche fondamento oggettivo. Ma quale fosse il fondamento? Questo viene nel 900. Ci sono tutti quasi 30 anni per capirlo. In questi 30 anni, questa è la curva di Planck confrontata con la curva di Rayleigh Jeans, la curva di Planck è perfettamente identica alla curva sperimentale. Ebbene, in questi 30 anni ne sono successi di tutti i colori. Un altro paradosso in cui ci si è scontrati molto presto è l'effetto fotoelettrico. Voi tutti sapete cos'è l'effetto fotoelettrico, che non si vive al giorno d'oggi senza il fotocellulo, il governo dei cancelli, questo e quell'altro. Ma su che cosa è basato? Sul fatto che quando la luce colpisce un metallo ne fa scappare fuori degli elettroni. Va bene? Ma come li fa scappare fuori? Uno si aspetterebbe che più intensa la luce, più forte il campo elettrico della radiazione, più gli elettroni scappano fuori e più sono pieni di energia. Invece manco per niente. Se prendete ogni metallo ha una sua frequenza propria, che si chiama la soglia fotoelettrica. Se mandate radiazioni con frequenza inferiore a quella soglia, potete mandarla con tutta l'intensità che vi pare e elettroni non escono. Se appena superate quella soglia, gli elettroni cominciano a uscire e vi aspettereste classicamente che l'energia degli elettroni fosse tanto maggiore quando più intensa la luce. No, l'energia degli elettroni
dipende solo dalla frequenza. Quindi alta frequenza, bassa intensità, gli elettroni che usciranno saranno pochi per l'intensità bassa, ma come riesco hanno sempre un'energia che dipende dalla frequenza soltanto. E questo è classicamente un qualcosa di assolutamente incomprensibile. Ci è voluto il genio di un ragazzo di 25 anni che in un anno ha scritto 3 lavori fondamentali che hanno cambiato radicalmente la fisica del XX secolo, che era Albert Einstein, per capire che la spiegazione era questa. Nonostante la luce fosse un fenomeno oramai indiscutibilmente ondulatorio, descritta alla perfezione delle equazioni di Maxwell, tutta l'ottica, tutto ciò che riguarda la luce, le onde elettromagnetiche in generale, onde radio, raggi infrarossi, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, tutto descritto da equazioni di Maxwell, che cambia solo la frequenza. Ebbene, nonostante tutto questo fosse fenomeni schiettamente ondulatori, aveva una natura corpuscolare. Questo non vuol dire tornare all'idea di Newton della luce del corpuscolare e buttare via le equazioni di Maxwell, no. Bisognava digerire il fatto che la luce contemporaneamente sia un fenomeno corpuscolare che un fenomeno ondulatorio. E come questo sia possibile si è capito soltanto molto dopo, quando si è capito che ogni particella subatomica si comporta allo stesso modo e allo stesso tempo un corpuscolo è un fenomeno ondulatorio. Ma questo verrà un po' più tardi. Questo è stato quindi già una cosa molto indigesta. Ma la tragedia assoluta è stata l'esperienza di Rutherford. Che cos'è l'esperienza di Rutherford? Tutti sapevano, a quell'epoca, anche se l'ipotesi atomica ancora non è stata ben digerita, nonostante il terzo lavoro di Einstein nel 1905 avesse dato tutti gli strumenti per dimostrarla sperimentalmente, cosa è stato fatto dopo da Perrin. Ebbene, tuttavia, i più, nonostante che Boltzmann si sia suicidato in parte anche perché le sue idee basate sui voti atomiche erano molto contestate, oltre ad essere avere un esordio nervoso altre volte. Ebbene, tuttavia l'ipotesi atomica è abbastanza ben accettata, dopo poco imposta assolutamente, faceva capire che gli atomi erano sostanzialmente composti di vuoto. C'era una particella pesante che conteneva quasi tutta la massa, detta il nucleo al centro, con le cariche positive, e gli elettroni che giravano attorno, attratti dalla forza di Coulomb, che di attrazione tra carica positiva e carica negativa, che è la stessa forma della forza di attrazione gravitazionale. Quindi se ci fosse un solo elettrone, quando sono tanti si respingono l'uno con l'altro, è complicatissimo. Se fosse uno solo, classicamente questo modello planetario direbbe che un elettrone attorno al suo nucleo, come sarebbe nell'atomo di idrogeno, un solo elettrone, si muove come i pianeti attorno al Sole, cioè obbedendo le leggi di Kepler, seguendo un'orbita ellittica con il baricentro, cioè praticamente il nucleo, in uno dei fuochi. Ebbene, questo modello è stato messo alla prova dall'esperimento di Rutherford, con un metodo ingegnosissimo che è un po' il nonno di tutti gli esperimenti che si fanno al CERN oggi, cioè mandare dei proiettili, che erano particelle cariche emesse da una sostanza radioattiva, attraverso una sottile strato di mica e vedere come venivano deviati dagli atomi nella mica. E che cosa succedeva? Se il modello planetario è corretto, questi proiettili non si accorgono affatto degli elettroni, perché i proiettili erano nuclei di elio, cioè per cellulare, quindi molto pesanti. Gli elettroni erano come dei pincelli che volavano via con foglie, quindi sentivano soltanto i nuclei. E venivano deviati dalla repulsione del nucleo secondo una legge che era perfettamente riscontrabile guardando le direzioni, diciamo quanti particelle venivano deviate appunto all'angolo dalla direzione iniziale. E questo esperimento ha confermato perfettamente che il modello planetario era quello giusto. E questa è un'altra tragedia. Perché? Perché il modello planetario classicamente non può esistere. Perché non può esistere? Perché una carica accelerata emette radiazione. Quindi un elettrone che girasse
atomo di nucleo, dove fatalmente emette con uno spettro continuo tutte le frequenze radiazione e collassare sul nucleo, e quindi a particella alfa in arrivo non vedrebbe nulla, nucleo più elettroni farebbe un insieme di carica zero, la particella alfa non verrebbe affatto deviata. E quindi se viene deviata vuol dire che invece gira attorno e il modello classico, l'espiazione classica, fallisce miseramente. Quindi la materia sarebbe instabile classicamente e collasserebbe con un'emissione catastrofica di luce di tutte le frequenze, che non avviene. In realtà quello che avviene, se voi stuzzicate la materia, per esempio eccitando un gas, facendoci passare scariche elettriche, surriscaldando, eccetera, avviene un'emissione di luce con uno spettro di righe, come quello che Newton ha già visto analizzando la luce solare attraverso il prisma. Quindi delle righe discrete, non un continuo. E inoltre, soprattutto, la materia è stabile. Sta qui bella tranquilla, non succede niente. Come si spiegava questo paradosso? Ebbene, poi c'è stato un altro paradosso importante che riguarda il calore specifico dei solidi, ma è meglio che non continuo a divagare. L'alba della soluzione è arrivata soltanto a metà degli anni 20, quando un fisico francese, Louis de Broglie, ha detto: ma un momento, se noi pensiamo che anche gli elettroni abbiano una doppia natura, corpuscolare e ondulatoria, allora forse queste cose si risolvono. Perché si risolvono? Beh, per dirlo in termini molto semplici, pensate alla corda vibrante. Una corda con una corda di violino che sia fissata in due estremi. In genere uno degli estremi è il dito del violista, insomma, pensate alla corda fissata. Va bene? Se la pizzicate emette una frequenza, o emette dei suoni che hanno uno spettro di frequenza che sono multipli di una frequenza data. Questo lo sapevano anche gli antichi greci. Va bene? E quindi c'è uno spettro di righe che compare dal fatto che il fenomeno sia ondulatorio. De Broglie ha detto, diceva in modo molto intuitivo, potrebbe succedere lo stesso anche per gli atomi. In realtà aveva applicato questa idea al modello di Bohr-Sommerfeld, che già esisteva, su cui non voglio attardarmi. Ma voi direte, anche se questa idea è promettente, le particelle, pensate a un proiettile sparato attraverso una feritoia, passano attraverso una feritoia senza essere disturbate. Le onde, i fenomeni ondulatori, invece sono disturbati dalle feritoie. Per esempio, spero che si veda, non vi preoccupate, sono cinque soli, questa è una fotografia che sto vedendo per altri motivi, ma guardate le onde, a me non interessano i cinque soli ma le onde. Avete un treno d'onde che viene praticamente incontro a noi, quindi con direzione di propagazione ben precisa. Passa attraverso una piccola apertura della diga, e dopo l'apertura cosa succede? Succede che non si propaga più in linea retta, ma ci sono delle onde circolari, cioè la direzione di propagazione, se pensate alla velocità delle onde, la componente perpendicolare alla riva era zero prima, e dopo c'è un'incertezza nella direzione di propagazione, cioè nella velocità. Il fatto che avete costretto le onde a passare di qua, avete in qualche modo misurato la coordinata x, se questo è l'asse x, con un'incertezza pari a questa larghezza. La misura di questa coordinata con quell'incertezza determina un'incertezza nella componente x di questa propagazione. Più larga è la bocca, meno visibile questo effetto. Quindi l'incertezza della x diventa molto più grande e l'incertezza della componente x della velocità diventa molto più piccola. Se restringete tutto diventa ancora più drammatico. Ebbene, questo è esattamente quello che succede per le particelle. Ma prima di commentare queste relazioni di determinazione che vi ho suggerite, voglio mostrare quest'altra fotografia che è molto interessante. E la manifestazione dei fenomeni di interferenza, che sono conseguenze del comportamento ondulatorio, per gli elettroni. Se fate, questa è la cosiddetta esperienza di Young, fate passare gli elettroni attraverso un ostacolo, c'è due fenditure parallele. Allora avviene una specie di interferenza delle onde
che passano attraverso la parte dell'onda, dove dire, che passa attraverso una feritoia, la parte dell'onda attraverso l'altra feritoia, e questa interferenza genera delle bande dove interferenza può essere costruttiva o distruttiva. Come si vede questo? Se mandate qualche decina di elettroni, vedete un puntino qua, un puntino là sullo schermo, continuate a far crescere il numero di elettroni, quando sono migliaia si cominciano a vedere delle bande, quando sono circa 100.000, come il caso dell'ultima foto, le bande diventano ben visibili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente il moto elettronico governato da una equazione delle onde, di cui non vi potete accorgere guardando il singolo elettrone, ma se guardate tantissimi elettroni, allora la frequenza con cui gli elettroni arrivano in una certa zona vi dà in qualche modo una misura della probabilità per l'elettrone di arrivare in quel punto lì. E da che cosa è governata questa probabilità? Dalla funzione delle onde. Quindi sto un po' precorrendo quello che volevo dire, ma tutto questo, che sembra ancora un po' confuso, in realtà, diciamo, accorciando un po', comprimendo un po' l'evoluzione storica, si è capito soltanto con Heisenberg e Born attorno negli anni 25-27. Intanto, un passo essenziale è stato compiuto da Heisenberg nel 25, dicendo che per capire veramente cosa succede in un atomo non si può ragionare come se noi potessimo seguire l'orbita di un elettrone punto per punto come fosse una biglia sul tavolo di biliardo. Dobbiamo parlare di cose, di grandezze fisiche, che sono almeno concettualmente accessibili all'esperienza. Questo punto è un punto fondamentale che è la lezione di Einstein, perché quando Einstein ha scoperto la relatività speciale, l'ha scoperta criticando il concetto di simultaneità. E da cosa vuol dire simultaneità? Vuol dire che misurate il tempo con degli orologi in diversi punti dello spazio. Ma dovete dirmi prima come regolate gli orologi in modo che siano sicuri. Cioè dovete dare una misura operativa del tempo. E seguendo questo principio ha scoperto il principio di relatività. Ebbene, questa lezione, anche questa, ci ha messo 20 anni ad essere digerita dai fisici. Hanno capito soltanto 20 anni dopo che bisogna applicare lo stesso punto di vista alle grandezze relative agli atomi. E Heisenberg, in un articolo molto profetico, diciamo un po' anche difficile da seguire, ma molto profetico, diceva prendiamo quelle condizioni di quantizzazione che avevano inventato Bohr e Rosenfeld, di cui in realtà non vi ho parlato, che parlavano delle orbite classiche e restringevano le orbite classiche con certe condizioni che non si capiva molto perché dovesse essere così. Infatti Gamow ha riassunto questa situazione facendo un disegno in cui si vedeva un bambino con su scritto elettrone che correva in un prato sui sentieri e c'era un cartello: è vietato agli elettroni calpestare l'orbita, perché non c'era altro, perché gli elettroni dovessero seguire proprio quelle orbite. Bene, Heisenberg ha detto, ma invece che applicare quelle condizioni a oggetti non osservabili come le orbite degli elettroni, cerchiamo di imitarle applicando a grandezza accessibile all'esperienza. E questo gli ha portato alla cosiddetta meccanica delle matrici, che miracolosamente già per spiegare l'altro giorno aveva funzionato. Ma tutto questo, che cosa significa davvero, si è capito soltanto dopo, quando Heisenberg ha analizzato più a fondo cosa succede se cerchiamo di misurare simultaneamente posizione e velocità di un elettrone. Succede che non possiamo farlo con accuratezza arbitraria. Quello che si trova, analizzando le esperienze effettivamente eseguibili, che l'indeterminazione nella medesima componente della posizione, per il mio componente orizzontale, componente verticale, la posizione particella, e la stessa componente dell'impulso, che è la massa moltiplicata dalla velocità, ecco perché parlo qui della velocità delle onde, perché è molto connesso a questo discorso. Queste due indeterminazioni hanno un prodotto che non può essere più piccolo che la costante.
e mutando il significato dei termini è esattamente quello che si vede quando un'onda nel mare passa attraverso un'apertura di matita. Esattamente questo fenomeno. Allora, vedete, prima vi ho parlato di probabilità degli elettroni che vadano a cadere da una parte o l'altra dello schermo. Adesso parlo di intermediazione. Potreste avere l'impressione che la fisica stava estrapolando i discorsi imprecisi e non precisabili, probabilità, indeterminazione, questo e l'altro. No, in realtà tutto era, ritorna assolutamente preciso, con una scoperta profonda che è stata fatta da Max Born. Nel 1925 lui si è accorto che quelle misteriose condizioni di quantizzazione rivisitate da Casper si potevano reinterpretare se uno considera le ampiezze di Heisenberg, considerano delle matrici a infinite righe e infinite colonne, cioè le tabelline di numeri con infinite righe e infinite colonne. Le matrici le avete già incontrate la volta scorsa quando Claudio ha parlato di notazione. La notazione si scrive come matrice 3x3, cioè mettete 9 numeri su 3 righe, 3 alla volta, va bene? E combinate queste matrici con la regola che sono introdotto righe per colonne. Non vi sto ad annoiare dicendo come si fa, ma già righe per colonne non suggerirvi come si fa. E questo prodotto descrive esattamente la combinazione delle operazioni delle due rotazioni. E questo prodotto non è commutativo. Si può fare per matrici 3x3, ma anche per matrici 7x7, 1 miliardo per 1 miliardo e anche matrici da infinite righe e infinite colonne. Ma lì bisogna essere molto cauti sul senso degli oggetti con cui lavoriamo. Ebbene, come sempre nella fisica, con il riscontro di un oggetto matematico, si compare subito nella sua forma più singolare e più complessa. Gli osservabili di Heisenberg si possono descrivere come queste matrici a infinite righe e infinite colonne, che quindi, quando si moltiplicano righe per colonne, non hanno nessun bisogno di commutare. Le condizioni di quantizzazione, e questo l'ha scoperto Max Born, non sono altro che la condizione che il commutatore, cioè la differenza dei prodotti di due sensi, sia una costante in cui compare la costante di Planck. Queste relazioni, come vedete, sono qualcosa di limpido e preciso, ma implicano le relazioni di indeterminazione. Quindi le relazioni di indeterminazione sono in qualche modo inglobate in questa equazione, inglobate in un modo esatto in questa equazione. Ebbene, questo fenomeno, il fatto che le grandezze e gli oggetti che descrivono grandezze fisiche abbiano un prodotto che dipende dall'ordine, è esattamente il nocciolo della meccanica quantistica. In realtà, molto poco dopo questi lavori, Dirac ha formulato la meccanica quantistica in maniera molto più elegante, non parlando di matrici come faceva Heisenberg e non parlando neanche di operatori differenziali come faceva Schrödinger, che negli stessi anni ha sviluppato un filone parallelo che ha dato la nascita alla meccanica quantistica come meccanica ondulatoria. E realizzando le idee un po' visionarie di De Broglie in maniera esatta, scrivendo esattamente l'equazione delle onde che intorno avevano risolvere, ma qui non posso raccontarvi tutte queste cose. Ebbene, c'erano queste due versioni, quindi la meccanica ondulatoria in cui osservavi le descritte operatori differenziali, la meccanica delle matrici, quelle descritte matrici, e Dirac ha detto, ma guardate, sono esattamente la stessa cosa. Bisogna usare gli spazi più generali, che siamo gli spazi di Hilbert. Non andrò a dire che cosa sono gli spazi di Hilbert, ma vi dico soltanto sinteticamente che gli osservabili sono trasformazioni che operano su questi spazi, va bene, e che si compongono come operazioni che vengono eseguite l'una dopo l'altra. Va bene? E sono particolari trasformazioni che si chiamano gli operatori autoaggiunti. Che cosa hanno di speciale gli operatori autoaggiunti su spazio Hilbert? È che hanno uno spettro. Cos'è lo spettro? Sono l'insieme dei numeri reali che sono stati autoaggiunti, per cui questa equazione, molto semplice da scrivere, spesso molto difficile da risolvere, ha soluzioni per elementi dello spazio dato. Ma attenzione, come dire soluzioni? Potrebbero esserci soluzioni esatte, allora parliamo di spettro discreto. O soluzioni approssimate,
ma con la precisione spinta quando vogliamo, allora si parla di spettro continuo. Ebbene, il fatto che lo importante è lo spettro discreto, questo è una tuba discreto. Tipicamente tra operatori che uno incontra nella fisica è un insieme che si accumula magari nello zero, ma che ha un minimo. Ora, il punto essenziale è che se prendete l'operatore che descrive l'energia, lo spettro discreto descrive esattamente gli stati legati, mentre lo spettro continuo descrive stati diffusi. Per esempio, lo spettro discreto descriverà, pensate insieme, di un elettrone legato al nucleo, cioè a un protone. Lo spettro discreto saranno gli stati, soluzioni, soluzioni esatte, soluzioni dei tuoi valori, che descrivono l'elettrone legato. Lo spettro continuo descrive gli stati in cui l'elettrone arriva da lontano, viene deviato dall'attrazione dovuta al protone e poi se ne va di nuovo da lontano in un'altra direzione. Questi valori, che sono gli autovalori approssimati, sono tutti numeri positivi nel caso che ho detto. E nel caso, sempre nel caso dell'elettrone legato a un protone, lo spettro discreto sono esattamente quei valori discreti che danno luogo allo spettro discreto dell'atomo di idrogeno. Quindi, se volete, il fatto che un operatore autoaggiunto possa avere, apri in generale, sia lo spettro continuo che lo spettro discreto è discreto e per operatori che si incontrano effettivamente nella fisica come l'energia di un sistema legato, eccetera, ha un minimo e non si estende fino all'infinito, questo fatto spiega completamente la natura discreta delle righe che compongono lo spettro della materia che vediamo e il fatto che la materia sia stabile. Perché cosa succede? Quando un atomo è descritto uno stato che corrisponde a un valore di questo spettro discreto che non è il minimo, può eseguire una transizione passando al minimo emettendo un fotone. Ma se sta già nello stato con l'energia, con il valore minimo, non può andare da nessuna parte, poverino. Resta lì ed è stabile. Quindi la stabilità della materia e la natura discreta dello spettro sono spiegate egregiamente da un fatto matematico generale e semplice da enunciare. Questo è uno dei pochi casi nella fisica in cui un fatto così profondo e importante abbia una spiegazione che si può esporre a parole in due o tre parole. E naturalmente questo spiega anche perché l'oscillatore armonico deve avere lo spettro discreto, ma anche con ragionamenti opportuni spiega da una dimostrazione soddisfacente della formula di corpo nero. Einstein nel 1917 ha dato una soluzione stupenda, senza ancora conoscere la meccanica quantistica, prendendo soltanto quei pochi principi che erano stati anticipati dalla teoria di Bohr, prendendoli come fondamento per descrivere l'equilibrio materia-radiazione, e usciva la formula di Planck. E poi, più tardi, con l'intervento importante di un giovane fisico bengalese, Satyendranath Bose, ha spiegato la formula della reazione del corpo nero come descrizione di un gas di fotoni all'equilibrio termico. Ebbene, quindi l'esistenza di osservabili non compatibili, cioè non commutatività, è anche la ragione per cui di molti osservabili è possibile dare solo previsioni probabilistiche. Quindi vedete che gli aspetti probabilistici e meccaniche quantistiche sono tutti contenuti nella non commutatività degli osservabili. La dualità onde corpuscoli diventa un fatto del tutto naturale. Quando parliamo di una particella subatomica, non parliamo di un punto materiale, parliamo di un sistema quantistico i cui stati si possono descrivere come vettori di un certo spazio di Hilbert. Sta a noi descrivere, se vogliamo, lo spazio di Hilbert in termini di funzioni d'onda. E allora apparirà la veste ondulatoria. Ma il fatto che la veste ondulatoria sia descritta negli stati
di un sistema quantistico, quel sistema quantistico è esattamente il sistema quantistico che descrive quel corpuscolo, tra virgolette, il dualità onde corpuscolo, in realtà non esiste, se volete, è insita nella descrizione matematica. Bene, tutto questo per quanto riguarda la meccanica quantistica. Naturalmente la meccanica quantistica di oggi si applica ai sistemi con infiniti gradi di libertà, su questo non ho tempo di dire quasi nulla, ma voglio soltanto dire che la cosa essenziale è che si parla di grandezze osservabili di cui si può dare una localizzazione nello spazio e nel tempo, se considerate osservabili, che si misurano in diverse regioni dello spazio-tempo, ma che siano tali che nessun segnale luminoso o che viaggi con velocità non superiore alla velocità della luce possa connettere tra loro queste regioni, allora non ci potrà essere nessuna perturbazione dovuta alla misura dell'uno che ha effetti su un dell'altro. Quindi osservabili così collocati devono commutare tra loro, sono permutabili. Quindi vedete che quando si passa dalla meccanica quantistica alla teoria dei campi, si passa da una nuova cistaralgebra, che sarà molto più complessa, perché è dentro tante sottoalgebre che tra loro commutano quando sono associate a regioni spazialmente separate, cioè che sono in qualche modo non comunicabili con segnali realistici. Allora vedete, beh, ma allora si fa un passo indietro verso la commutatività. No, molto stranamente, ma neanche tanto se guardate bene, vedete che questa condizione costringe la cistaggio complessiva ad essere molto più radicalmente non commutativa. Mentre la cistaggio che descrive i sistemi con un numero finito di gradi di libertà, come tecnicamente si direbbe, se andate a guardare bene che cos'è come cistaralgebra, trovate che quello che in matematica si chiama l'algebra dei compatti sullo spazio di Hilbert, a divisione infinita separabile. E questa algebra dei compatti è una cistaralgebra tra le più semplici che possono esistere, e dal punto di vista di quella che oggi si chiama la topologia non commutativa, è equivalente ai numeri complessi, come se non ci fosse. La sua non commutatività è quasi una barzelletta. Mentre la cistaralgebra che trovate come conseguenza di questo principio, che sia il principio di località, la cistaralgebra è molto radicalmente non commutativa in un modo molto complesso. Ma su questo non dirò nulla di più, io soltanto questo postulato di cui vi ho parlato, che due osservabili che si misurano in regioni spazialmente separate devono commutare, che il cuore della teoria dei campi, tutta la struttura concettuale della teoria dei campi in qualche modo deducibile da questo postulato, e sperimentalmente come si colloca, è verificato per tutte le scale che riusciamo a vedere qualcosa. Per esempio, se guardate le misure che si fanno con l'LHC e Ginevra, andate a guardare una scala che si otterrebbe prendendo un fiore di quel colore circa un centimetro e facendo ripicciolire di un fattore 10, 17, 18 volte. Questo sarebbe modo di arrivare a quella scala. Sembra detto brevemente, forse lo fate 8 volte e arrivate a misura degli atomi, quindi molto lontano. Se andate nell'altra direzione, arrivate oltre le dimensioni della Terra, molto presto. Ebbene, che succederebbe se continuasse a rimpicciolire quel fiore tante altre volte? Se lo fate 33 volte, che è tanto, arrivereste a una scala che si chiama la scala di Planck, e la scala delle estensioni alle quali ci si aspetta che le forze gravitazionali tra le particelle elementari diventino importanti. Guardate che dire forze gravitazionali tra particelle elementari dire qualcosa di molto audace, che forze gravitazionali tra la Terra e me, ahimè adesso che invecchio la sento sempre di più, ma tra me e una mela non la sento, eppure c'è, pure è stata misurata in laboratorio. Vabbè, figuratevi la forza gravitazionale tra due particelle elementari. Ebbene, a quella scala diventerebbe importante, ma il fatto che diventerebbe importante significa che sarebbe essenziale una teoria quantistica della gravitazione, che purtroppo non esiste. È ancora un problema del tutto aperto, c'è chi spera nelle teorie delle stringhe, ma per ora sono speranze.
Ebbene, vuoi dirvi questo problema? Tutto ciò che si può dire, secondo me, e questo è un punto, diciamo, sostenuto molto dal nostro gruppo, che a quella scala lo spazio-tempo stesso diventerebbe quantistico, cioè non potete più misurare due coordinate diverse simultaneamente con precisione assoluta, ma anche, dovete descrivere quindi anche la latitudine, longitudine, altezza e tempo non più con numeri ma con operatori che non contano. Ma lasciamo perdere questo, che è soltanto diciamo, sempre una premessa, ma la teoria della quantistica cioè, non esiste. Però lasciatemi dire che secondo me ci sono i tre massimi problemi per la scienza: sono la teoria quantistica della gravitazione, a parte non c'è tuo di lì, ma naturalmente sto parlando per le scienze della natura, va bene? La teoria quantistica della gravitazione, quale meccanismo ha portato alla formazione spontanea degli astri diossidiconucleici a partire dagli amminoacidi, e spiegare la coscienza come un processo neurale. E questo si riallaccia in qualche modo all'ultima parte di questo talk, se riesco a cominciarla, forse non posso neanche cominciarla. Vorrei soltanto riassumere dicendo che ogni teoria, come avete visto, viene raffinata da teorie successive, ma senza mai essere buttata a mare, ma soltanto le teorie successive precisano i limiti della sua validità approssimata, ma entro quei limiti, meglio conosciuti sicuramente in altre teorie, le teorie precedenti restano vere per sempre. Come diceva in un libro un filosofo americano, John Searle, queste verità definitive sono praticamente le uniche che possiamo far trovare, perché nel campo della filosofia non esiste una verità filosofica che sia sposata assolutamente da tutti i filosofi della Terra. Ebbene, qui credo che dovrò fermarmi fra qualche minuto. Dimmi tu, Roberto. Quanto avresti bisogno? 10 minuti. Troppo? Mettiamo ai voti. Allora, un po' rapidamente voglio dirvi le conclusioni che secondo me si devono trarre. Se mi permettete di farmi un po' di autopropaganda, se vi interessano questi argomenti, usciranno in un libro che dovrebbe uscire entro il 2018, che si intitola come il titolo di questo seminario, cioè Mondo Quantistico e Umanesimo, che dovrebbe uscire da Carocci entro l'anno. Ebbene, le leggi della natura sembrano contrastare con l'atteggiamento di dire che noi facciamo un'esperienza istantanea e immediata del nostro io, che Cartesio riassumeva nel cogito ergo sum, e da questa esperienza si propaga la nostra conoscenza del pensiero, meccanismo pensiero, del mondo circostante, eccetera. Ebbene, questa secondo me è una prospettiva completamente da capovolgere, prendendo come modello, come esempio, proprio le leggi della natura. In realtà è la neurobiologia moderna che ci dice che non è così. Perché come si formano le nostre coscienze, il nostro io? Si formano come un risultato di una pioggia, anzitutto casuale, di stimoli sensibili, ognuno dei quali attiva un certo circuito neurale, e quando questo circuito viene attivato frequentemente, quel circuito si consolida e diventa una specie di dato della nostra struttura mentale. È così che i bambini imparano le cose più elementari. Si formano questi circuiti in famiglie enormi, anzi, nei bambini si formano delle reti di circuiti terrificanti, e il processo successivo è di snellire, tagliando tutte le connessioni inutili. Questo è un altro processo molto importante. E quindi a un livello molto elementare, la nostra, quello che i neurobiologi chiamano la coscienza primaria, che è posseduta anche dagli animali, vabbè, si forma per questi processi casuali. Il fatto che questi processi siano casuali è importantissimo, spiega perché
due gemelli monozigoti con lo stesso patrimonio genetico, che non pensano alle stesse cose, non sono identici, perché sono soggetti a questi processi casuali che sono diversi l'uno dall'altro, per cui la loro identità si sviluppa ognuno, ciascuno per conto suo, a un livello molto elementare. Bene. Quindi intanto bisogna capovolgere la prospettiva cartesiana. Non è che l'io è seduto in un teatro cartesiano, come il re sole al centro della platea e vede succedere gli stimoli sensoriali. In realtà quell'io è la materializzazione delle tracce di tutti quei stimoli sensoriali che avvengono nel teatro. In realtà il teatro ovviamente è vuoto, c'è soltanto questa possibilità di creare questi stimoli. E via via questi stimoli avvengono, si forma l'io, e quindi dobbiamo piuttosto capovolgere la prospettiva e pensare a un punto di partenza, che non è il cogito di persona, che sarà piuttosto il punto di arrivo, ma il punto di partenza sono le leggi della natura. Se mi permettete di parafrasare il Cartesio, direi sunt leges, ergo mundus est. Il fatto che il mondo esterno esista non sia un sogno, provato dal fatto che il sole sorge in mattina, che le leggi della natura sono verificate, che esistono fuori me le leggi della natura che devo continuare a studiare. Naturalmente la nostra struttura interiore è molto più ricca di quello che è il risultato di una pioggia di stimoli casuali. Siamo formati da una successione di stimoli molto più complessi che ci coinvolgono intellettualmente ed emotivamente in modo sempre più profondo. E questi stimoli è quello che possiamo chiamare cultura. Ed è la cultura, quindi, ha un ruolo nella nostra formazione simile a quello che hanno le leggi della natura. Ma alla stessa domanda, o nella stessa direzione, ci porterebbero domande come che cos'è la felicità. Se ci pensate un attimo, vedete che tutte le cose a cui uno pensa immediatamente, in modo automatico, buona salute, sicurezza per sé e per i propri cari, un ragionevole benessere economico, così, insomma, tutte condizioni per raggiungere la felicità, non sono la felicità. Pensate invece all'intima soddisfazione, al senso di arricchimento che avete quando uscite da un concerto che vi ha coinvolto fino in fondo. Avete ascoltato la sonata opera 111 di Beethoven e sentite appagati completamente, avete qualcosa di più che prima non avevate. Quella è la via della felicità. La via della felicità è la cultura. Una cosa che sta scritta nella nostra Costituzione, anche se non è molto evidente. L'articolo 3 dice, tra l'altro, oltre a tante bellissime cose, che compito della Repubblica è rimuovere tutti gli ostacoli, anche di natura economica, che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana. Ecco la felicità, il pieno sviluppo della persona umana. E questa è la cultura. È la cultura che ci fa trovare bello un tramonto, che ci permette di apprezzarlo di più se abbiamo sentito il quarto concerto di pianoforte e orchestra di Beethoven, che ci fa apprezzare anche la bellezza di un volto se pensate al sorriso del Madonna di Giovanni Bellini. E in fondo se ci pensate anche l'innamoramento è un fatto culturale. Quindi la cultura e il culto della cultura è qualcosa a cui ci porta in modo naturale il naturalismo a cui siamo arrivati. Ebbene, potete dire qualche cosa di più? Che tra le leggi della natura e la cultura e la scienza e l'arte c'è una stretta comunanza. Cioè, se vi chiedete che cosa hanno di comune l'emozione estetica e l'emozione scientifica, dovete un po', sorvolare sulle apparenze, simmetrie numeriche, cose che sono più di superficie che di sostanza, pensare alla natura intima dell'emozione. Secondo me, questo è un mio punto di vista personale, è che quello che c'è di comune tra l'emozione artistica e l'emozione di una verità scientifica è esattamente quello che dicevo prima: la verità scientifica ha a che fare con qualcosa valida per sempre, fuori del tempo.
E quando pensate, non so, all'infinito di Leopardi, è chiaro che c'è qualcosa fuori del tempo e dell'eternità di cui si parla. E lo stesso in qualsiasi verso della Divina Commedia, anche quando si parla di un personaggio che è presentato in modo fulmineo in un quadro brevissimo che ne riassume la storia, ma quel quadro brevissimo vi dà la figura, come diceva Auerbach, la figura del personaggio che si staglia per sempre fuori dal tempo, rimane con quella figura, quindi di nuovo l'eternità del messaggio. Ebbene, l'aspirazione all'infinito è anche la natura intima, secondo me, del senso del sentimento del sacro. E per concludere, vi dico che una mia idea personale, di cui ho anche parlato con qualcuno, e ancora non ho trovato, che mi ha detto, ma tu sei matto, quindi forse potrebbe avere qualche cosa, qualche sostanza, è che il sentimento di sacro sia ancorato in questa sensazione dell'infinito, sensazione dell'infinito che noi possiamo sperimentare ogni giorno. Quando avete questa illusione, vedete una fila di 4-5 colonne legate che si perde in distanza, e io dico, guarda, pare che si perdano l'infinito. Quante volte avete detto questa frase? È un'esperienza. Ebbene, il fatto che una successione di qualche cosa che in progressione, di non vedere la lontananza, succedisca uno sprofondarsi all'infinito, è qualche cosa che può essere presente anche negli animali. E concluderò con questa brevissima cosa. Perché credo che questa progressione sia percepita? Intanto, esperienze recenti hanno mostrato che gli animali sanno contare. I pulcini sanno che 4 meno 1 è maggiore di 2. È sorprendente, ma se avete qualcuno mai sentito Valdori di Gara in settembre, lui ha mostrato gli esperimenti in cui si dimostrava questa cosa. Ma molto di più, se voi avete delle cose che dovete ordinare in quantità, istintivamente mettete il meno a sinistra e il più a destra. Anche i pulcini. Proprio lo stesso Valdori di Gara ha fatto questa esperienza straordinaria. Ha addestrato i pulcini a cercare il cibo in dei contenitori dove c'erano più segni disegnati sul contenitore, indipendentemente dalla natura dei segni. Dopodiché li ha esposti a due contenitori che avevano lo stesso numero di segni. Voi vi aspettereste che se mandate 100 pulcini incontro a questa esperienza, 50 grosso modo vanno di qua e 50 di là. No, il 70% va a destra. Cioè per loro istintivamente, quando non c'è l'indicazione esplicita di quale è il numero maggiore, il maggiore sta a destra. Quindi i pulcini hanno nel loro istinto un'idea della progressione. Quindi il fatto che la progressione e quindi la conseguente illusione dell'infinito possa essere anche negli animali non è tanto strampalata. Ma c'è un altro esempio, e poi mi fermo, e mi scuso fin d'ora se sono stato troppo lungo, che mi aveva raccontato una volta a pranzo assieme a Roveretto proprio per l'orticare, mi aveva colpito moltissimo. Poi ho guardato sul web, e se vi interessa, puoi trovare lo stesso sul web, guardando però su Wikipedia la voce in inglese, che è molto più completa. La voce importante si chiama Bowerbird, quindi l'uccello giardiniere. Cosa fa questo uccello giardiniere che vive, non ricordo dove, in Nuova Zelanda, in qualche parte per noi un po' esotica? Ebbene, ha una tecnica di corteggiamento sui generis. Costruisce un teatro. Cioè li raccoglie vari oggetti, per lo più colorati. Se non trova oggetti colorati, addirittura li colora lui stesso. Se sarebbe stato. Ma alcuni tipi, e poi questo non è che lo fa distinto, lo impara a fare. E hanno osservato che i maschi che non imparano bene restano soli. Quindi è proprio una cosa importante per loro imparare. Ma c'è un tipo di uccello giardiniere che oltre a mettere oggetti colorati,
Stati, ragiona come Palladio quando ha costruito il Teatro di Vicenza. Se guardate il Teatro di Vicenza, vedete queste stradine che si sprofondano dietro la scena, ma si sprofondano perché? Perché c'è un effetto prospettivo. Se voi si permettono di salire, cioè se non permettono più, una volta permettevano di salire, vedete che queste stradine sono profonde, un metro e mezzo, due metri, ma quando siete in platea, sono profonde decine e decine di metri dalla prospettiva. Beh, lui che cosa fa? Questo tipo di scenografia mette delle asticelle di lunghezza decrescente a formare come una V e si mette al centro della V con le ali aperte. L'idea è che la femmina che passa davanti vede questa prospettiva falsa e interpreta le dimensioni dell'uccello giardiniere e ingannata da tutte le fasi come se fosse enorme, quindi attratta da questo bel maschio. Quindi tutto questo per dirvi che l'idea che la progressione sia anche propria degli animali non è così stamparata, ma è documentata da questi due esempi. E quindi la mia idea personale è che il sentimento del sacro abbia un fondamento biologico, e che lo stesso fondamento biologico sia la base dell'emozione artistica e dell'emozione scientifica. Grazie. Grazie Sergio, sicuramente questa conferenza ci lascia qualcosa di più, come ha detto Sergio, un esempio di quello che citavi, come andando con la cultura poi si esce con qualcosa di più. Qualcuno che vuole intervenire per fare qualche commento, domanda? No? Comunque l'unico vincolo che abbiamo è alle 8, dobbiamo lasciare, quindi abbiamo 25 minuti. Grazie. Sarà una stupida osservazione. L'infinito, io mi ricordo ancora la prima volta che ho potuto vedere l'infinito, ad Aquino c'era un barbiere sotto casa, un barbiere come di quelli, poi c'era due specchi, uno e guardando dentro, vedi tutto. Ma per esempio di quello che diceva, per esempio quello che tu non vedevi infiniti, Claudio, ne vedevi 7-8, ma ti dava l'impressione di affrontare il mio. Comunque che sta. Forse posso fare un piccolo commento, che non è una domanda di stessa, ma può anche stimolare altri commenti. Qualcuno potrebbe giustamente obiettare che l'idea dell'infinito è qualcosa di estraneo alla civiltà che più ci ha dato qualcosa, la civiltà classica invece. Allora l'infinito era una connotazione negativa, l'impreciso, l'apeno. Ma questo si applicava all'infinito spaziale. In realtà, per i greci, una delle, se volete capire, almeno una prima conclusione intuitiva approssimata, il mondo della Grecia classica, dovete tenere presente questi due principi. Da un lato, quello che era perfetto per loro era delimitato, l'idea della bellezza, l'idea della precisione con i suoi limiti. Ma al tempo stesso, è molto importante, tutta la natura è piena di dei. Questa è una frase che è portata da Aristotele e da Platone e attribuita a Faride. Tutto è pieno di dei. Leggete come vedete che a ogni passo, ogni manifestazione naturale c'è dietro la divinità. Quando Ulisse naufraga e arriva attaccato perché rottama delle sfazzate di fronte all'isola dei Fraci, e dice, beh, se mi avvicino qui alla costa avrò sfracellato le onde contro gli scogli, devo cercare un posto migliore, e vede la foce di un fiume, dice, ah, lì potrò entrare, ma prima rivolge una preghiera a chi? Al dio del fiume. E ogni manifestazione naturale ha la sua divinità. E perché la divinità?
non tanto perché fosse perfetta in tutti gli aspetti che sappiamo, gli intrighi matrimoniali, le norme, eccetera, imperversavano tra di lei, no? Ma c'è una caratteristica, erano sempre esistenti. Infatti, quando in alto punto dell'Odissea, quando Ulisse si disperse i suoi uomini dell'isola del sole, hanno messo le mani sulle vacche sacre, si rivolge agli dei e dice: Feipate en allor macareste oi eneontes. Oggi io non so che cosa sono. Dio Padre e voi dei beati sempre esistenti. La caratteristica dei dei beati è sempre esistenti. Quindi l'infinito temporale è ben presente, è onnipresente. Invece, anche se l'infinito spaziale era la pena e non una condizione positiva. Allora, ringraziamo ancora Sergio. Grazie.